Il coach di Volley Bergamo. Infatti arriva Lino Giangrossi, un esordio anche per Telino, prima giornata subito difficile, faticosa, adesso bisogna provare a far punti su un campo duro. Prima giornata difficile perché abbiamo affrontato una squadra più rodata, cioè con grandi capacità di gioco, che ha giocato molto bene tutta la partita, ha saputo resistere al primo impatto in cui noi abbiamo spinto forte per un 7,5. E poi dopo ci siamo un po', abbiamo rallentato al servizio, loro hanno approfittato, hanno battuto molto bene, purtroppo non siamo riusciti a portare a casa punti. Oggi veniamo a casa di una delle favorite del campionato, che vorrà riscattare sicuramente la prestazione anche loro della prima giornata, quindi sarà una partita molto molto complicata. A livello personale questo esordio come lo stai vivendo? Lo vivo molto bene, me lo sto godendo, perché comunque dopo tantissimi anni in giro per il mondo torno in Italia e nella serie quella che conta, quindi sono molto felice, mi godo ogni istante. I punti di forza di questa Bergamo, di questa nuova Bergamo? Sicuramente abbiamo un grandissimo entusiasmo, tutto intorno a noi, la città, la società sta facendo di tutto per metterci nelle migliori condizioni per lavorare bene. Le ragazze si stanno impegnando tantissimo da ormai 2 mesi e speriamo di raccogliere i frutti di questo lavoro. Siamo una squadra per lo più molto giovane, con alcuni innesti più di esperienza, e cercheremo di dire la nostra. Insomma, l'obiettivo chiaramente è quello di fare una salvezza il prima possibile e di goderci ogni istante di questo campionato. In bocca al lupo allora. Viva il lupo. Grazie a Lino Giangrossi. Lo lasciamo tornare, anche perché è il momento di sentire Barbolini. Giangrossi non ha fatto riferimento alle assenze, Cone in particolare, anche Marcon che si trascina qualche problema, anche Barbolini però da questo punto di vista insomma paga dazio, perché comunque Merlo, Malinov, Camera, è una Pietrini che poi stiamo forse recuperando, non si regalano facilmente. Ma fa parte del gioco, penso che le assenze in un campionato così lungo facciano parte del gioco, può succedere prima, può succedere dopo, se si è anche un pelino fortunati può non succedere mai, però ripeto, ogni tanto dobbiamo essere bravi in quello, essere bravi a fare meglio tutti, fare un qualcosina in più per sopperire a queste assenze. Sicuramente chi sostituisce fa il suo meglio, quindi su quello sono abbastanza tranquillo. Eccoci, una cosa diciamo che fa parte del nostro gioco, è una cosa più che normale. Dobbiamo essere bravi noi a trovare le soluzioni e a non crearci dei problemi in più, quello sicuramente. Quanto hanno pesato le assenze e quanto invece una giornata un po' storta nella sconfitta di domenica scorsa? Ma ho già detto, penso che le assenze non contano mai, nel senso che quando non ci sono i giocatori, magari quelli che ci sono o quelli che non ci sono potevano anche far peggio di quelli che ci sono, può darsi, per cui è inutile stare a considerare questo. Io penso che la settimana scorsa siamo arrivati tutti 3-7 in pratica ai vantaggi, 22 pari, 23-22, per cui non è che perdi una partita 15-15, allora dici avessi avuto questo, avessi avuto quell'altro, diciamo che ce la siamo persa per quello come eravamo lì, quindi che ci serva da lezione e vediamo di fare meglio oggi. Oggi trovate davanti appunto Volley Bergamo, una squadra anche loro sconfitta la prima giornata, dovrete più pensare a voi e meno guardare dall'altra parte forse? Ma tutte le volte che dico così va male, per cui guardiamo anche loro, nel senso che quando uno dice pensare a noi sembra quasi di essere presuntuosi, nel senso che dice basta che facciamo bene noi e si vince, però non è mai così. Non è che ovviamente dobbiamo fare bene noi, scherzi a parte, però dobbiamo anche guardare loro, perché sono una squadra che si è persa, però era la prima giornata di campionato. Secondo me si sta enfatizzando molto quello che ogni partita può succedere. Io penso che ogni partita debba essere un esame, così deve essere una partita importante, vale 3 punti. Noi abbiamo già fatto un passo falso, vediamo di non farne 2 assolutamente. Bocca al lupo. Grazie Massimo Barbolini.